capoluogo di regione è stato sommerso da tantissime penne nere nell'ultima giornata del primo raduno ricordando il battaglione Alpini L'Aquila. La manifestazione, svoltasi sull'onda della adunata nazionale dello scorso anno, ha riscosso un notevole successo che è andato al di là delle più rose previsioni. Migliaia di alpini provenienti da tutta Italia hanno invaso il centro storico, portando in una grigia domenica autunnale una ventata di calore e di colori. Il lungo corteo si è snodato per le strade cittadine ed è stato contornato da numerosissimi applausi da parte degli aquilani che ancora una volta hanno voluto far sentire il loro affetto agli alpini per ricordare la loro preziosa opera di soccorso prestata all'indomani del disastroso sisma dell'aprile 2009. Tanta commozione al passaggio della fanfara di Accumoli, il piccolo paese laziale raso al suolo dal terremoto dello scorso agosto, i cui componenti, pur tra tante difficoltà, non hanno voluto mancare all'appuntamento per dare una testimonianza importante della volontà di vita che deve necessariamente fare da contrappeso al dolore di una tragedia ancora troppo vicina. Decine di alpini e volontari della Protezione Civile hanno portato in corteo la grande bandiera tricolore della Dunata 2015, ma il momento più emozionante si è avuto quando i reparti si sono schierati in Piazza Duomo per testimoniare i valori della solidarietà e della vicinanza custoditi gelosamente dalle penne nere. L'Aquila e gli alpini si stringono un po' in questo momento tragico.